è stato trovato l'accordo per far riprendere gli scavi e le ricerche nella grotta di Polla. Tra 2 settimane circa, infatti, torneranno gli archeologi dell'Università del Molise, che da anni stanno lavorando all'interno della grotta alle pendici del santuario di Sant'Antonio. In questi anni importanti sono stati i ritrovamenti da parte degli esperti guidati da Antonella Minelli. Alcuni scheletri e numerosi suppellettili sono stati ritrovati, catalogati e studiati con massima attenzione. L'accordo tra Unimol e il comune di Polla, guidato dal sindaco Rocco Giuliano, dura da diverso tempo e nei giorni scorsi c'è stato un nuovo incontro in municipio per rinnovarlo. Fondamentale in questo senso anche il lavoro del presidente della Fondazione Mida, Francesco Antonio Doriglia, e della docente dell'Unimol, Rosanna Laggio, residente a Polla. Un lavoro di squadra per permettere uno studio accurato di una grotta che rappresenta un vero e proprio scrigno di tesori per la storia ma anche per la cittadinanza. Da tempo si prospetta anche un recupero per il turismo speleologico, ma occorrono fondi importanti per pulire il sito dal tanto fango presente. Tante promesse, ma ancora pochi fatti, e l'ingresso della grotta, pur se di proprietà del comune, resta sempre di difficile accesso, tra erba, legna e mezzi abusivamente parcheggiati. Anche a questo bisogna dare una risposta.